Ciao amici, benvenuti nel canale. Oggi per le belle scoperte del mese, il video in collaborazione con le Cindy Girls non sarà una mia scoperta, ma sarà una vostra scoperta. Perché? Perché vi voglio portare nel mio mondo. Dovete sapere che io abito in città e ho una casa in campagna a 5 km dalla mia città. E questa casa l'ho ristrutturata io, l'interno l'ho ristrutturata io, era una cascina vecchia, quindi d'estate ci vivo qua, tipo 6 mesi all'anno sono qua in questo posto che è veramente meraviglioso. Ho tantissimo terreno, quindi si può fare l'orto, di là nel recinto ci sono anche i cavalli, ma adesso non ci sono perché sono andati a nanna. A nanna perché, a quest'ora loro spariscono. E la scoperta non è la mia, ma sarà la vostra, perché scoprirete voi come vivo qua. Vi mostrerò la ristrutturazione che è stata fatta all'interno, cioè i quadri che ho messo a posto, i mobili che ho sistemato, perché comunque mi piace veramente, è un mio hobby ristrutturare, dipingere. Lasciatemi poi i commenti qua sotto e mi dite anche il vostro parere. Insomma, vi porto un po' nel mio mondo, quindi sarà la vostra scoperta. Questo video è in collaborazione con le Cindy Girls, che il link lo lascio qua sotto. Mi raccomando, andate a vedere anche le loro scoperte. Vi lascio il video, lasciatemi i commenti qua sotto e dite se vi piace come vivo qui. Ciao! Entriamo in casa. Ragazzi, entriamo in casa. La prima cosa che si vede entrando in casa è l'insieme dell'entrata. C'è il tavolo che è dipinto a mano. Questo era un banco di scuola vecchissimo, dei tempi degli anni 60. Le ho sistemato tutto, l'ho verniciato, scartavetrato, messo a posto e l'ho dipinto in questo modo. Le sedie sono lo stesso, le ho recuperate, le ho scartavetrate si dice, e le ho fatte in questo modo qua, le ho colorate una verde, una gialla, verde e gialla. Questo mobile ha 30 anni, era da buttare, è lo stesso, l'ho tutto sistemato, messo a posto, non l'ho chiuso bene. L'ho rimesso tutto a posto, colorato, e l'ho sistemato qua. Il quadro è un quadro un po' così, un po' a fantasia, anche questo è grande, praticamente 1,5 metri, e l'ho sistemato nella parete. Il ferro da cavallo l'ho sistemato anche quello là, l'ho messo a posto, ma il caminetto. Allora, il caminetto, c'è anche il caminetto, praticamente nel caminetto c'era un pannello tutto dipinto, un quadro enorme che copriva il caminetto che avevo fatto comunque io. L'ho tolto, infatti vedete il segno, l'ho tolto perché mi devo mettere a sistemare questo caminetto, quindi muratura, ci vanno i mattoncini li farò come l'arco che c'è qui, e verrà sicuramente un bel lavoro. Per quello non c'è il pannello, perché l'ho tolto, perché lo sto sistemando il caminetto. Poi questo mobiletto lo stesso l'ho abbinato a quell'altro e l'ho messo qua, il mio ritratto, i miei ritratti. Ragazzi, anche quando ho partecipato a un contest di cucina, quando facevo burlesque, quando ho partecipato alla DJ 10, vabbè, un po' di foto. Il frigo era sotto il portico, non andava, non funzionava, rotto, lo volevano buttare via, ma no, l'ho recuperato, funziona, è funzionante, e l'ho dipinto in questo modo e messo tutte le calamite, perché mi piacciono le calamite. Sopra c'è un altro quadro. Le tegole
Le tegole sono, le ho fatte tutte io. Sono tegole originali, questa, specialmente questa è una tegola che ha tantissimi anni e lì è un paese dove lavoravo prima. Anche questa, un'altra tegola, di nuovo l'arco e passiamo a questi. Questo quadro è anche questo, è alto, lungo 1,5 m. Con le mimose l'ho disegnato io, questo rotondo l'ho disegnato io, questo disegno, questi colori a tempera, questi lo stesso colori a tempera, la cornice dove ci sono listino prezzi delle marmellate che quest'estate vendevo perché era tipo agriturismo, questo avevo fatto, piatto lo stesso, i piatti sotto, tutti dipinti a mano in ceramica. Questa è la cucina. E la cucina. Un altro quadro con i girasoli. Lo stesso l'ho fatto io questo. Tutto quello che vedete è, sono tutte cose che ho fatto io. Passiamo di là. Quindi l'entrata è questa e si va nel salone. Nel salone che è questo. Guardate un po' che meraviglia. È una casa di campagna. E anche qua c'è stato un anno che mi è venuta la mania degli indiani. Non chiedetemi perché, che non lo so. Quindi dipingevo indiani. Dipingevo indiani. Anche qua. Poi il vaso. Il vaso. Naturalmente l'ho dipinto io, ragazzi, tutto io, ho fatto tutto io, portacaramelle. Questo tavolino, anche questo, l'ho sistemato, ristrutturato, dipinto. Quello era proprio grezzo, l'ho sistemato. Il mobile, questo qui, idem, l'ho sistemato tutto quanto. Questa è la mia entrata. Dall'entrata si va in bagno, quindi il corridoio che porta nel bagno, che è questo. Qua non ho fatto nulla. No, il bagno no, qua non ho fatto proprio nulla. Ah no, è vero invece, no, non è che non ho fatto nulla. Ho fatto il vaso. Questo vaso. E anche la scatola. Non mi ricordavo più. E anche la scatola dove metto tutte le spazzole. E ho chiuso il bagno, siccome è di muratura, invece di mettere le solite porte di legno, eccetera, eccetera, a me piaceva le tendine, ho messo le tendine, che mi sembra anche più pratico. Invece, tornando nel corridoio, c'era questo specchio che l'ho tutto risistemato, colorato, dipinto. È una pittura particolare questa, a incisione. Mo' anche questa sono capace a fare. È a incisione sul vetro e ho fatto questo nello specchio del bagno. Dietro ho questi quadretti, che poi i quadretti, insomma, sono 40x40. Questo e questo. Infatti sono tutti firmati. Ritorniamo di là, proprio adesso dovevano tagliare l'erba. Si sente il rumore del trattore, ragazzi. Vi ho voluto portare in camera da letto perché voglio mostrarvi questo letto. Era da buttare, è una piazza e mezza a 250 anni, questo letto qui. L'ho rimesso a posto, ho tirato fuori i disegni che c'erano, non so che tipo di disegni sono, comunque l'ho risistemato tutto e tra l'altro si dorme anche molto bene. E ho fatto le tende, adesso quindi adesso le tende, non so se le vedete, mi metto qui, le ho tirate su perché entra un po' d'aria.
Anche qua ci sono dei quadri che ho fatto io, li avevo in negozio, questi quando avevo un negozio. Questo è un quadro ad olio fatto con le dita, senza usare pennelli, senza niente. Guardate che bello, mi piace un casino. Vi voglio far vedere anche questo qua. Anche questo l'ho fatto tutto con dita e unghie e ad olio. Questo quadro l'ho appoggiato sul letto adesso perché voglio che lo vediate bene, è il mio preferito in assoluto. Si chiama Cascata di Donna. Praticamente è, se potete ben notare, è il profilo di una donna e la cascata sono i suoi capelli, forma una cascata in mezzo alle rocce. Questo quadro me l'hanno chiesto e l'avrei venduto anche a parecchi soldi, però mi piace troppo. Mi piace troppo e ho dei bei ricordi con questo quadro, quindi non l'ho venduto. Questo è un altro mobile che ho nella camera da letto, che anche questo l'ho sistemato. Ditemi ragazzi se vi piace o meno. E con questo ragazzi ho finito, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate dei commenti che sono curiosa di sapere se vi è piaciuta anche voi la mia casa, il mio nido dove mi rilasso, dove sto tranquilla e dove cerco di non pensare a nulla in questi tempi che sono di merda. Ciao, al prossimo video, ciao!